ho pensato alle zappe. In this game, keep it up and you will climb in no time. Really liked your Akali jungle. Did not mean any bad or negative. Ma questo qua è troppo gentile. I wanted to duo with you to win a game together. Since you lost two times with me. Però vabbè. Ragazzi, ma che è sto tizio? Ma io non ho mai visto una persona così gentile su League of Legends. Ma che carino è? Che cazzo abbiamo contro? Malphite Yasuo. Abbiamo degli AD in team. Voli. A pior AD. O la nuova build in merda. Voli. Addio, niente, troppi AP abbiamo, cambiamo. Facciamo Kha'Zix. Il cambiamento è positivo. Buonanotte, buonanotte, Ludovico. Allora, Kha'Zix riscattato da Big Dre, Kha'Zix full CDR. Attenzione, allora facciamo CDR. CDR, ah, full CDR ult. Merda, non ho letto l'ultima cosa. No, non ho messo il CDR per la ulti, cazzo. Vabbè, facciamo l'Axiomark. Big Dre, mi potrai perdonare. Nicolleb, grazie del follow, benvenuto. Ma guardate, mi sta ancora scrivendo il ragazzo. You are good jungle, so keep it up and improve more. Don't let any say other or get tilted. No jungle, get a lot of flame. Ma tranquillo, non c'è bisogno che stai tranquillo. Ma perché sta facendo tutto questo? Non ha amici? Good luck in game, collect some LP. Ragazzi, chi è? Dai, è uno di voi, non è possibile. Thank you bro, you are the cutest player on League. Mamma mia, mai visto ragazzi, mai visto. Mai visto una persona così gentile. Comunque Gigi, sono un po' di settimane che guardo Valo qua su Twitch. Sei il più simpatico GG. Ma grazie tante dei fake. Ok, e con questo ragazzi iniziamo questa partita. Amici del tubo, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Cugirappo, streamer del popolo che fa picchia del popolo. E stiamo per giocare Kha'Zix jungle full CDR ult. Purtroppo io non ho letto questa cosa e ho messo cacciatore di tesoro invece che cacciatore. Cos'era? Ultimate Hunter. Com'è che è in italiano? Cacciatore di... di finale, definitivo, cacciatore di ultimate. Boh. Trying to keep it friendly, same to you bro. Hai presente la pagina Instagram? If only there was a page with wholesome content. No, non l'ho presente, però cioè se non fosse stato registrato nessuno crederebbe a questo, a questo smolder che è così carino e scrive queste cose, ragazzi. Cioè lui è ferro 4, voglio vedere quanti LP ha. Ferro 4, 79 LP. Ed è la persona più gentile che esista. Il ferro, ragazzi. Bellissimo. Cioè, Cugino, ti seguo da posto. Stavo provando l'esplode build per Jinx, ma non c'è più la Draktar. Come cosa la posso sostituire come primo oggetto? Ma sul mio sito non c'è l'esplode build di Jinx. Mi sa di no, vero? Purtroppo adesso Jinx esplode build è, diciamo, un lontano ricordo. Però puoi fare la Jinx che ulta spesso. La Jinx missile build. È andato un po' a sostituire quella. È divertente, però magari è meno forte. Sì, proprio questi, li hai descritti giusti. Ah, davvero, Isallaki, perfetto. Allora, ho detto esattamente quello che pensavi. Dei fake, ancora sto pensando alle tue parole. Grazie, grazie davvero. Sei stato molto carino a dirmi questo. Sempre cercato di essere friendly e di portare... Che cazzo fa questo? Di portare contenuti divertenti e un po' di serenità all'interno di questo mondo tutto competitivo. Ok, vediamo un po'. Wukong non si sa perché ha fatto il sub-blu, poi è venuto a farmi i miei Raptor e... boh, via, si è andato. Nuova sottolineatura, modo 17 ha dimostrato la fedeltà al canale. Chi punisce per primo probabilmente punirò Wukong per aver fatto questa cosa. Perché ora lui deve fare una scelta. O fa due campi e poi va nella zona top. Oppure ne fa solo uno e va nella zona top. Se ne fa solo uno lo becco.
Se ne fa due, potrei non beccarlo e rubargli il campo. E adesso, dopo questo, vado subito dal suo red. Con la V non ti countera? Mi sa di sì. Però vabbè, che devo fare? Andiamo. Bottom frag Tony. Ordina qui. Gli piacciono proprio i piccioni. Ha già fatto i piccioni, come ha fatto? V con passione piccioni. Devo fare sia i miei che i suoi. Bastardo. Va bene, va bene. Non sono riuscito a fottergli un campo come lui ha fatto con me, ma fa niente. Facciamo un giretto e andiamo a fare dei gank. Che altro non ho capito, aveva fatto i piccioni, poi non era andato dal red. Quanto vorrei saltargli in testa, però sono troppo indietro. Così rischio un botto. Adesso ganchiamo bot. Ma tutti guardati anche loro? Vabbè. 7 giorni di vipanza. Attenzione, nuovo VIP della chat per una settimana. Let's go, Ski. Ed è il signor It's Toy. Allora, abbiamo detto che serve CDR. Quindi prendiamo CDR, vediamo cosa ha l'etality di questi item. Bello, questo mi piace sempre. Sto Wukong salfatto su, ha gankato, ha già fatto la kill. Vabbè che ha gankato uno da me che stava sotto torre praticamente, morto lì. Averli io dei gank su gente che sta sotto torre. Adesso infatti proviamo ad andare su di lui. Però a tempo che arrivo lì sicuramente sarà già andato. Io sono troppo low level, facciamo questo campo. Non uso la E perché mi serve per il gank. Proviamo un po'. Ok, questo è morto. Wukong torna top. Potremmo prendere i suoi piccioni. Andiamo a vedere. La missione di questa partita è rubare dei piccioni a Wukong. Si sentirà malissimo visto che li ama. Il tuo ha più punti in canale di tutti ed è diventato il re della chat. Il nuovo re della chat pure, oltre ad essere VIP. Pronto a mietere. Ok. Ma It's Toy è potentissimo. Peccato che si è perso tipo la streak, ma aveva 150 live di fila, 160 anzi. C'è stato molto male. Tutti quanti ci siamo rimasti molto male. Però non ci si poteva fare niente, è crashata la live. Mannaggia sti crash che mi succedono. Non so come risolvere, purtroppo. Ogni fine partita prego. Adesso praticamente sto risolvendo cambiando la schermata. Prima che esce la scritta vittoria e si chiude il game e si passa al client, io cambio subito la schermata, così do il tempo di caricare le robe. Non clicco nemmeno su continuo, aspetto proprio che si chiuda da solo. Aspetto proprio che si chiuda. In questo modo non sembra che non mi crash. Perché sei troppo al telefono? Un bug del gioco? Non si capisce, sembra un bug come interazione tra gioco e quando sono in live, perché quando gioco che non sono in live non mi capita. Ovviamente fuori live non gioco così tanto quanto in live, però.
Ok, finalmente abbiamo la ult. E ora possiamo fare la nostra combo full CDR ult. Mi evolvo qui. Ora dovremmo fare meglio tutti i campi perché abbiamo più velocità. Proviamo il red che non è male, eh? Non è male. Andiamo qua. Buono, morto di red. I calcoli sono stati esatti. Ci ho creduto, infatti è andata bene. È stato molto al limite, però come mio solito mi diverto a fare limit test. Ok, back, andiamo finalmente a comprare un item. No, purtroppo, mancherebbero un po' di gold. Vabbè, dai, facciamo un giretto. Cioè, prendiamo quello che abbiamo. The Fake, tre levi di filo visti, toi anche te, tre, il soldato si rialza, piano piano si torna agli albori di un tempo. Praticamente sembra quasi che mi crashi alla fine del game, cioè di base si frizza molto spesso, perché non so, il gioco è fatto male, il client dopo ogni partita mi si frizza a volte mentre sono su Discord con gli amici, non sento più nessuno. E quindi vabbè. Quando sono in live è ancora peggio perché giustamente uso delle cose pesanti perché faccio apparire replay mentre sono in live, partono le canzoni, partono effetti, no? E quindi sono cose abbastanza pesanti. E neanche dire che è il PC, perché il PC è potentissimo. Cioè, ho una scheda video e un processore della Madonna, quindi... Però nonostante questo è proprio il gioco che... è ottimizzato male se succede una roba del genere a un PC potente. Non ho nemmeno Windows 11, ho Windows 10, ragazzi. Olivado, gracias! Olvidalo, cosa vuol dire? Bene. Stavo cercando di baitarlo perché ovviamente lui era molto lontano e stava andando verso la sua torre. Volevo che mi fightasse, quindi mi sono preso un po' di danni per fargli credere che poteva uccidermi e poi tornare ad ammazzarlo. A volte bisogna baitare i nemici. Cosa che so fare molto bene qui in bronzo. In low elo in generale è molto più facile baitare la gente, giustamente. E quando lo imparerete a fare migliorerete un botto anche voi se siete bronzi. Perché proprio, cioè tu baiti uno, sai che sei più forte, gli fai credere che può vincere muovendoti in modo stupido, facendo delle cose stupide, non facendo spell, prendendo danni. E poi dopo ti giri e zac. Ovviamente devi sapere un po' i limiti che puoi, di quanto puoi tankare queste cose. Per quello che faccio tanto limit testing, così capisco magari a forza di rischiare, a forza di sbattere la testa e sbagliare, poi dopo impari. Più si perde, più si impara. Vuol dire dimenticalo o lascia stare, in base al concetto della frase. Ah, lui non voleva che gankassi, e invece io ho gankato e faccio la kill. Non ce l'aspettava. Massacriamo tutti. Cioè questo qua mi ha ingaggiato con lei, avete visto? Credeva di farmi. Poi ho iniziato a fargli più danno di quello che lui pensava. Bene. Facciamoci anche questo.
E andiamo a farci anche il red. Praticamente abbiamo la Cugni dopo attacco base, praticamente. Prossimo oggetto andiamo con l'Axiomark, perché l'obiettivo è quello di avere più CDR possibile con la ulti. Lasciamo questo. Da 20 e 10, questo se prendiamo 25 e 5 era meglio praticamente. Cioè questi due insieme era meglio di questo, incredibile. Mi è rimasto i tempi in cui questo dava 25, ma una volta non dava 25 sto coso. Merda. Andiamo lì, vediamo se ulta. Non lo... Ah, ecco. Brava Akali, ottima ulti ha fatto. Akali ha fatto un ulti devastante. Uppi. Ha schivato la ulti di Malphite con la sua proprio all'ultimo secondo. Dai, facciamo sto cosino. Anzi, sto cosone. È un botto di tempo che non faccio l'Herald, lo ignoro sempre. Mi piace davvero poco come obiettivo. Però dai, se faccio Herald più... più prima torre, riesco a fare un botto di gold. Tranquilla, non serve. XD. Solo che non vorrei condividere questa torre con qualcuno, soprattutto con Akali che è un po' noob. Forse potevo fargliela hittare comunque, prendeva il fast recall. Vabbè, non ci ho pensato, è una cosa così recente. Tutte le torri sono sopra la soglia della vita di una... di un colpo di testa dell'Herald, quindi evitiamo. Se ce ne fosse una andrei solo così. Iniziamo lei come seconda, così saltiamo molto più lontano. Niente, questo c'ha il terrore. Mi vede e flasha via. Ma Wukong dove cazzo è finito? 56 di farm a livello 8, è un botto di tempo che non lo vedo. E tutti i suoi campi sono up. Siamo sicuri che non è AFK? No, è andato up per forza, ragazzi. È successo qualcosa. È 1-0-1, neanche troppo male. No, non ci credo che è andato up. Che sfiga. Così non c'è gusto. Ah no, è top. Ok, scherzavo. Però secondo me è stato AFK un po' di tempo. Perché non ha senso che sia così indietro. Dai, facciamo per il meme. Andiamo via. Che bella! L'insetto stecco, il salterino, il grillo. Va bene, andiamo via. Con il timing giusto di due torri, sì, però purtroppo qui non c'era possibilità di farlo. L'ho usato per fare una kill, dai. E abbiamo regalato la torre alla bot, che è molto forte. E adesso facciamo l'Axiomark. Vai. Mi stai quasi facendo venire voglia di giocare a LOL. ci può stare. Molte persone quando guardano i miei video mi dicono: ah cazzo, mi hai fatto venire voglia di giocare a LOL, mi hai fatto venire voglia di giocare a questa gemma, porca troia. Al 100% CDR diventi URF? No, l'URF la ottieni all'80%. Però comunque non ci saremo mai, non ci si arriverà mai. Per il calcolo che c'è, non puoi arrivare al 100% di CDR. Solo Gragas poteva.
Mannaggia, che sfiga, guardalo lì. Vabbè, te sei inti così. Porca troia. Se mi salvavo. Thank you. Se mi salvavo, perché magari l'inibitore mi faceva meno della vita che avevo, era top, cazzo. Sì, sì, goduriosissima. Che vantaggi ho all'ottenere il VIP? Che per quest'anno o per l'anno prossimo vorrei mettermi come obiettivo avere quel VIP per sempre. Ciao, Luca Player. Allora, innanzitutto i VIP hanno la possibilità di non avere tipo restrizioni durante la chat solo per abbonati o la chat solo emote, cosa che capita poco spesso, vabbè. C'è il diamantino in chat, quindi ti leggo meglio. Allora, aspetta un secondo, eh. Abbiamo altre cose per CDR rare, la ulti? Sì, questo. Facciamolo, vediamo come va. E tra l'altro questo si attiva ogni volta che ulto, signore, così, eh. E poi ci sono anche vantaggi solo per VIP, ovvero che tipo nel negozio dei pick, se fai un esclamativo negozio, hai delle cose in più da poter richiedere. Ok. Tipo puoi chiederla due insieme, cose così. Donando 5 sub, cosa che normalmente non si può fare. Tanto alla fine magari uno a forza di proporre pick e donare 5 sub, ci arriva a 50 sub e a 50 sub c'è il VIP garantito per sempre. Infatti quello è un vantaggio che do solo ai VIP, perché giustamente è logico che se una persona ha donato tanto e è arrivato ad avere il VIP per sempre, giustamente è giusto che abbia dei vantaggi in più, come magari la volta dopo che dona 5 sub vuol fare una 2 con me, perfetto, cioè ci sta tranquillamente. A vederlo giocare da te è fighissimo, in pratica è uno steco che se non prendi che uno kill subito non fai nulla e mi stirano. Esatto, sì, Kha'Zix è così, ragazzi. È difficile, se non fai kill subito è un problema. E però l'ho giocato tanto e quindi anche in bronzo, così, anche se non lo gioco quasi mai in live, mi vado abbastanza bene. Però ho visto anche in partite in cui iniziavo un po' più indietro che riuscivo in qualche modo a recuperare, ma saranno state le partite che facevo io che erano abbastanza magari facili. Giocavo normal, quindi non c'era molto stress. Oddio, giocare normal in 5 contro altri 5 per made, cioè la competizione peggiore delle ranked. C'è il tryhard assurdo lì, però... Eccomi! Mi piace saltellare. Va bene, dai, saltellato troppo. Altro CDR sulla... Ma io avevo la ulti di nuovo con tutte le cose che... Le kill che ho fatto. Altro CDR sulla ulti. Direi che è il massimo che si può fare, perché questo oggetto qua è abbastanza inutile su Kha'Zix. Oddio, un pochino lo scala P. Vediamo su cosa. Solo la W. Però... diciamo che non è l'ideale, quindi continuiamo a fare ability haste e oggetti utili. Tipo in questo caso, visto che hanno molta armor, prenderemo tipo il Serilda. Le custom contro 5 amici contro 5 amici sono la cosa peggiore, certo. Chissà come mai, quando si è con gli scontro sconosciuti e con gli sconosciuti, si tryharda meno rispetto a quando si è con gli amici. Perché magari con gli amici devi dimostrare che magari sei forte, perché lì c'è una cosa che vale per sempre. Invece con gli sconosciuti, sti cazzi, anche se una partita stai facendo male, te ne freghi il cazzo. E invece, cazzo, giocare con dei tuoi amici ne vale della tua reputazione nella cerchia di amici, capito? Non letality per l'Axiomark? Sì, 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 infatti questo dà letality. Adesso faccio soltanto oggetti che danno letality, però questo era d'obbligo, dai. No, il Navori no, perché il Navori non ci dà CDR per la ulti, solo le spell base. Andiamo, e si vola!
e si vola. Ultimi 10 secondi di nuovo. Dov'è saltato Malphite? Ah no, è stato spinto da Tristana, per forza. Non sembrava un'animazione da ulti. Minchia, la mia Q fa praticamente il danno dello smite. Kha'Zix il scioglitore. Dove va? Sì, vabbè, ma che strana giro ha fatto. La mia Q stava per andare. Se non avesse fatto sto strano giro che davanti indietro, davanti indietro, davanti indietro, io lo prendevo con la ulti. E lo prendevo alla sprovvista, effetto sorpresa, non poteva farci nulla. Una domanda, ma i pick riscattati con i 50.000 punti canale sono segnati su Discord? No, Pappo, quelli hanno meno priorità dei pick della, che sono in coda. Purtroppo ovviamente, cioè purtroppo per chi li ha riscattati, ma in realtà per fortuna per chi ovviamente si è abbonato durante il mese scorso che c'era l'evento, ovviamente ha la priorità, perché quell'evento è un evento unico, non ci sarà mai più, e di conseguenza voglio dare priorità a chi li ha riscattati in quel modo rispetto a chi li riscatta nel modo tradizionale che c'è da tempo, e quindi facciamo così solo per questo mese ovviamente. Quindi i vostri pick con i 50.000 punti canale li faremo tra un bel po'. Però non vi preoccupate, perché come vi ho annunciato sta per arrivare il nuovo format, l'account del popolo, dove dovrò scalare, partendo da ferro 4 arriviamo fino, che ne so, gold, giocando soltanto pick scelti da voi, pick del popolo. Finisco la Penguin e mi metto in queue per rank, mi hai convinta. Vediamo se mi ricordo come si gioca a Leona. Vai Neko. Era un botto che non ti vedevo sul mio canale, tra l'altro. Come stai? Voglio andare da Yasuo. Ma dov'è? Bravo, vai lontano dai tuoi minion che ti faccio più danno. Nessun problema. Ah, il roteamento si è sentito. Vedete, Wukong e Malphite sono troppo grossi, hanno troppa armor per noi, è un problema. Vediamo col Serilda se la cosa migliora. Facciamo Serilda, poi ciclo spada ci può stare. Così la mia, il mio attacco base di passiva diventa ancora più forte. E bentornata con la sub, grazie dei 2 mesi. Grazie Neko e Ryuchan, bentornata. Io yes, todo bien. Ogni tanto torno a Bologna, a casa dei miei, per vedermi con amici, giocare a giochi da tavolo, però quest'anno è capitato solo una volta. Devo tornarci questo mese, ma purtroppo diciamo che uno dei miei amici ha avuto un mancamento in famiglia e non ci siamo più beccati. Sì, sono originario di Bologna, però in realtà non abito più lì, ci ho abitato tutta la vita, e di conseguenza adesso mi è più difficile andare a Bologna. Ok, abbiamo pure il potenziamento della ulti, quindi oltre ad averla prima la possiamo usare 3 volte, stare di più in invisibilità, quant'è che, com'è che aumentava? Sì. Più velocità di movimento, se non erro, sì. Quindi tutto molto bene. Sì, ora sono lontano solo 2 ore e mezza, comunque non così tanto. Mi sono trasferito a vivere con la mia ragazza in Piemonte. Hanno imparato a gruppare, purtroppo. Questo è un problema. Io ho le loro kill, però non posso batterli. 16 kill, loro 16 kill in totale. Ma il fight è troppo grosso per il momento. Kha'Zix, come vedete, essendo un assassin, ha problemi contro i tank. In realtà penso che qualsiasi classe abbia problemi contro i tank. Forse solo Vayne non ce li ha.
Mi manca fare giochi da tavolo a casa di cugina Flow Streamer, eh sì, Brooke, poi quando la prossima ti dico. Come sai, tanto invito sempre. Cazzo, era troppo lontano, ci ho provato. Quanto slow a Malphite. Sì, sono abito a Tortona, vicino ad Alessandria. Dove c'è figa? Bravo, Brooke, sì. C'è molta figa in questa città. È la figa che ti scrive. L'altro giorno mi ha scritto una tizia. Mi fa, oh, ho visto che sei a 500 metri da me, ti va una partita a LOL? Ho visto che, perché avevo visto anche che giocavo a LOL. Ho detto, ok. Cioè, che cosa? Così. Un bel cambiamento da Bologna a Tortona. Sì, è un bel cambiamento, assolutamente, quello è vero. Solitamente mi arrivano messaggi che sono 50 metri in alto, ma infatti questa qui mi fa, ah, ho visto anche che sei uno streamer, che rank sei? E io, porca troia, ma mi chiedono sempre l'elo! Vabbè, però, va bene. Per chiedermi quanto c'ho lungo il cazzo. No, mi devo chiederle. E niente, ragazzi, qua la perdiamo così, Allora, faccio la strategy. Uccido i minion così non arrivano a pushare. Cosa fa? Cosa fa? Sale, si ingaggia e poi mi pinga, tipo, ma... Pensavo che mi seguissi. Ma sei scappato via. Cazzo fai? Siamo 2v5, bro! Contro tutti i nemici lì gruppati. Oh mio Dio, bro. Oh, finalmente qualcuno è morto qui. E niente. Ah, quanto CC che fanno questi due insieme. Mi sa che non c'è chance, ragazzi, per questa cavalletta. Peccato, perché comunque stavo stompando di brutto. Poi è andata tutta a fanculo sta partita. Ma che cosa sta successo? Ma il fight è veramente fortissimo. Gigi, si vede che sei romagnolo, davvero? Perché? Se chiedono l'elo uguale Super Red Flag. Sì, ma infatti... Cioè... tipo, ma vediamo se questo può boostarmi. Sei quasi mio vicino di casa, ma davvero? Beh. Aspetta, forse mi sto sconfondendo con un'altra ragazza che ha il tuo stesso nick. Perché c'era una ragazza che si chiamava Neko Eri-chan. Non so se sei tu. Tu ti chiami Cyber Neko-chan. Avete il nick o uguale? Scusa, perché non posso comprare questa? Perché ho la spada. Fanculo, via. Ah, va bene, va bene, va bene. Allora non sei un'altra ragazza che ha lo stesso nick simile. Pensavo avesse cambiato nick lei. Invece no. Siete due diverse. Sì! Qualcuno deve esplodere, Seraphine, in sto game. Basta. Porca troia, Malphite, levati. Guarda, non muore! Eh no, bro.
Oh, cazzo. Ti prego. Non c'è l'Efsteel? Dai, datemi una mano, broski. Ward qui dietro. Minchia, arriva Wukong, ci stermina tutti. Mi ha messo il Ignite, cosa mi ha fatto? Cos'è sto bruciore che ho? Oh raga, qua ho fatto il miracolo. Il Baron così in questa situazione è terribile. Silas che fai puntini, bro, che fai? Cioè, sei un cretino. Aspetta, che lì c'era Seraphine. Se riesco a ucciderla è top. Sono andata verso Lucian. Sì, infatti è lì. Mi avranno visto? Probabile. TP di Yasuo. Mamma che forte quel Wukong. Prego Tristana, tira un attacco con Lucian. Bastava un attacco, va bene lo stesso, esplode. Ok. Sì, siete quasi omonimi, perché c'era una ragazza che si chiamava Neko Erichan. Cyber Neko-chan. E sto silente per un po', Wukong questa una... Minchia, Wukong, appunto, che è successo? Ha switchato, ha dato il mouse a fratello più grande. Tornato fortissimo. Ciao, Luca Player, buonanotte. Ci contiamo il tuo VIP per sempre. Ci vorrà un po' per farmarlo, ma ce la puoi fare. Buonanotte, buonanotte. Non so dove sia questo oltre Popavese, perché sono nuovo della zona. Io qui conosco Voghera, Tortona, Alessandria... e Montebello. Piano piano imparerò cose nuove. Ha passato male stasera fratello maggiore. Oh raga, questo se lo prendo non è finita. Alp, everybody! Oh, attacchiamolo prima che arrivino, cioè è l'unico modo. Sto cercando di prendere la gente in solo, Kha'Zix è fatto per quello, però purtroppo non girano tutti gruppati. E poi mi dispiace perché ho tante kill io, non mi serve, mi serve un team un po' più forte, quindi vorrei che si fidassero loro. Però effettivamente così l'ho giocata bene, eh. Io riulto. Buono ragazzi, avete visto che cooldown di ulti, minchia, l'ho usata 6 volte in sto fight e tra 10 secondi ce l'ho di nuovo. 60 di 61 di AD ci dà intanto il Tracotanza, è un botto, quasi 500 di AD. Pingato male, eccolo qua. Ora cerchiamo di concludere in qualche modo. Buonissimo. Siamo riusciti a carriarla?
Saga distruttore migliore. Ce la stiamo facendo, ragazzi. Kumo, grazie mille dei 5 mesi, bentornato. Let's go. E 5 live di prima vista, Drew Farwell. Grazie, ragazzi. È la zona sud di Milano, diciamo tra Piacenza e Alessandria, andando a Spagna, ok. Sì, la menenaia scura può andare, però sto cercando di fare la build che è stata richiesta dal ragazzo che l'ha chiesto, ovvero una build per maxare il CDR della ulti. Tra l'altro mi sono pure sbagliato e non ho preso l'ultimate hunter, che sarebbe stato molto utile. Però vabbè, come vedete anche senza è uguale, tanto alla fine l'Axiom Mark è quello che ti riduce il cooldown, non importa quanto cooldown abbia, se fai 2-3 kill te lo riduce, tanto ce lo riduce adesso, del 40%. Cioè faccio una kill e mi riduce di un 31, no scusami, di un 31% della ricarica, quindi faccio 3 kill e via, ce l'ho. Oh, molto bene Kumo. I'm happy to listen. E facciamo questo come ultimo item, però mi mancano 50 gold. Grazie a cugino, purtroppo non riesco a vedere la live spesso, però ma guardare i tuoi video sul tubo mi rallega sempre aggiornata. Molto 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 bene. Ciao Lopo, anche a te. Buonasera, buonasera. Dai che ci siamo. Vi prego, non morite nel mentre. Vi prego. Vi prego, 7 gold, vi prego. 7 gold. Ok. I'm ready to go. Siamo full build. Letality al massimo. E via, vediamo un po'. Però i nemici sono gruppatissimi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Io ragazzi sto facendo il miracolante. Sono perma invisibile. No, mi ha colpito. Oh, ho ucciso tutti. Ho ucciso tutti io. Cazzo ragazzi, che giocate? Avete visto? Saltino, saltino, saltino. Il mio team deve fare qualcosa adesso. Mamma mia. No, anche col Serid la posso prendere. No, non posso? Come mai? Eppure è un oggetto da... È un oggetto da Armor Pen esattamente come Lord Dominic. Tu puoi prendere Lord Dominic e Mannaia, no? Quindi perché non puoi fare questa cosa? Vediamo. Io lo vendo. Prendo questo. No, non puoi? L'hanno cambiata sta cosa? Da quando? I didn't knew. I didn't know. No? Adesso ho scoperto. Tenta che challenge. Minchia, ci avviciniamo, ragazzi. Potremmo farla. Siamo a 26 kill. Let's go. Ce la si può fare. Ti vuoi star zitto? Blitz? Please, play safe now. If win team fight, GG. Ma niente, lui continua, è imperterrito, non gliene frega niente. Non hanno assorbito troppo successo per il game, ci ritroviamo a 26 kill esattamente come ieri con Cassiopeia, mannaggia. Dobbiamo avere bisogno di una mano qua, perché se lo fanno loro questo è un disastro. Che Wukong è un bel problema con quella W, eh.
Do io il drago? Muori, bastardo! 30 kill, signori! Ce l'abbiamo fatta! Ma che cazzo stiamo facendo, comunque? Ah, nice, yeah! Ah, sì, sì, Kha'Zix, puoi carriarla, grazie! Noi non facciamo un cazzo, eh? Siamo stupidi! Ah, siete inutili! Fate qualcosa! Aiuto! Che bello! Ah, è divertente! Kha'Zix si sta impegnando un botto, noi no! Secondi la ulti, 5 secondi la ulti. Mamma mia, signori, vinciamo! Minion! Per favore, prendete minion! Vabbè, va bene anche senza. Dai, fai 1v5, Wukong, vediamo, ti sfido! Non abbiamo i minion. La tua squadra ha distrutto un inibitore. GG, abbiamo vinto. Oddio ragazzi, che partita. Mamma mia. Risulterò ripetitivo e nostalgico, ma quella Dracta, questa partita era già vinta. Probabilmente sì, perché la Dracta era OP. Ma che game, signori. 33 kill, è stata difficilissima. Che carriata. È stata super ardua. Mamma mia. Che partita difficile, però che soddisfazione vincere partite di questo genere. Onoro Tristana perché stava zitta, gli altri tutti quanti a parlare, Sylas che diceva ah sì che bello, ci carri lui, Blitz che anche parla tutto il tempo e diceva ma che cazzo fai, che cazzo fai. Mamma, basta, fatemi fare il mio dovere. Aiuto. Tutti che mi hanno onorato, thank you guys. Deserved però, me li sono meritati. Qua ho fatto una carriatona che, guarda, non me l'aspettavo nemmeno io. A un certo punto, quando ho visto che gruppati mi massacravano, erano molto più forti di me, e non riuscivo più a entrare, ho detto è finita. Poi sono riuscito a giocarla bene sui loro errori. Cioè, quando sbagliavano loro, che magari uno era posizionato poco e c'aveva il cerchio intorno che poteva ucciderlo, ovviamente io ne approfittavo, proprio è quello il momento per me di ingaggiare. Io ingaggiavo in quel momento, tac! E cercavo di massacrarli nel momento esatto in cui proprio andavano fuori posizione, quella sera fino alla fine, quel Lucian alla fine, durante i fight che magari loro pensavano che io ingaggiavo su uno, invece poi andavo sull'altro e li guardavo. È stato veramente bella questa partita di Kha'Zix, è proprio l'ideale per capire come giocare Kha'Zix nei team fight, perché io a un certo punto mi sono dovuto ingegnare per capirlo. Cioè ho detto, cosa devo fare qua per vincere? L'unico modo per vincere i fight è questo. Certo, siamo in bronzo, siamo in ferro, siamo in quello che volete, però questo è il modo giusto di giocare Kha'Zix nei fight, e questo video penso che sia la prova più esaltante di come va giocato Kha'Zix nei fight, perché proprio andavo su bersagli secondo me giusti, sempre ho fatto delle buone scelte, quindi sono molto contento, spero che possa essere di aiuto. Quando ti avvicini alle 30 kill ti avvicini allo schermo in modalità killer, sì, sei proprio devi tryhardare, posizione tryhard.